Allora, buongiorno a tutti, io sono Carlo Cossali, sono laureato in scienze geologiche, mi sono laureato a Milano, nato a Milano 50 anni fa. Perché mi sono iscritto e perché lavoro nel Movimento 5 Stelle? Beh, innanzitutto perché anche mi sono candidato, perché vorrei vedere attuate quelle 5 stelle che sono nel simbolo che rappresentano il programma del movimento, cioè connettività, acqua pubblica, ambiente, trasporti e sviluppo. Però io ne aggiungerei un'altra di stella che è relativa all'antisismicità del paese. Questo perché? Perché sull'antisismica c'è molto da fare, io lo considero anche forse per deformazione professionale, essendo un geologo, un problema enorme. Cerco di essere rapidissimo. La litosfera terrestre è suddivisa in 7 grandi placche. Cosa è successo dal 2004 al 2011? Al largo di Sumatra, un primo terremoto nel 2004 di magnitudo 8,9. Nel 2005 8,6, nel 2007 8,5, nel 2010 terremoto in Cile di magnitudo 8,8 e infine nel 2011 in Giappone a Sendai 9,1. È stato il secondo terremoto nella storia della sismica più forte mai avvenuto. Quando questo è un fenomeno di clustering, che dà origine a un'influenza anche sulle placche vicine. Questo potrebbe far supporre che, ad esempio, nel nostro paese, che è sul margine della placca africana, il margine della placca africana parte dai Monti dell'Atlante, fa tutto l'Appennino italiano, le Alpi, quindi le Dinaridi, di l'Arco Ellenico, i Tauri, gli Zagros fino all'Himalaya. Quando accade un terremoto forte, come quello dell'Irpinia del 1980, accade ad esempio un terremoto a Corinto, questo per dirvi quanto sono collegati. Sì, il fenomeno di clustering potrebbe far pensare alla fine di una quiete sismica. Significa che l'ultimo grande terremoto è stato in Irpinia nel 1980 e potrebbe accadere che riprenda una stagione di forti terremoti. Fatto questo preambolo sulla sismica, accenno al problema del gas in Lombardia. Sapete che il gas in Lombardia, la Lombardia è diventata il più grande hub europeo di depositi di gas, stoccaggi di gas a Bordolano, a Verona Vecchia, a Calcio e nel Lodigiano. Nel Lodigiano, ad esempio, c'è un deposito di gas su un vecchio deposito esausto di 2 miliardi di metri cubi di gas. Come volumetria è la volumetria del Comune di Milano. Chiudo. Sono tematiche a macro scala che devono essere affrontate. Sulla sismica la Regione Lombardia ha il compito e il dovere di intervenire perché è quella che appunto a cui compete la riclassificazione sismica. Grazie.